più stringenti, quindi più limitate, quindi un inquinamento inferiore, e dei tempi di realizzazione più celeri rispetto a quelli vigenti. Ecco, solo in questo caso si può adoperare la procedura prevista dal comma 8. Ci sembra anche qui una norma di buonsenso e sfido la maggioranza a motivare con altrettanto buonsenso il diniego al voto favorevole di questo emendamento. Grazie. Grazie onorevole De Lorenzis. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.44 De Lorenzis. Parere contrario Commissione e Governo, favorevole della relatrice di minoranza. Aperta la votazione. Milanato. Tidei. La Marca, Sisto, onorevole Tidei, provi a votare. Onorevole Tidei, provi a votare. Ecco. Grazie, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.45 De Lorenzis, che chiede di intervenire. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Sempre sul comma 8, visto che è stata istituita questa corsia preferenziale, noi non vorremmo che questo nuovo procedimento venga utilizzato, diciamo, a piacimento per qualunque integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale, e quindi vorremmo che le modifiche che eventualmente vengono fatte, proposte appunto dal Ministro per l'Ambiente di concerto con gli altri ministri, il Presidente del Consiglio, con il DCPM, passi in qualche modo attraverso la verifica e il rispetto delle norme contenute nel testo unico ambientale. Ci sembra anche una norma di eguaglianza ed equità rispetto a tutte le altre aziende che operano in condizioni evidentemente di parità in tal senso, come tutela ambientale e sanitaria. Non vorremmo che lo stabilimento Ilva di Taranto avesse un'ulteriore deroga rispetto alle altre, come dire, alle altre norme che le altre aziende sono costrette a rispettare, e quindi in qualche modo si costituisse di nuovo un'eccezione.